Allora, signora Laurito, come si dice, col seno non si scherza, bisogna fare sul serio, non giocare, non aspettare. No, assolutamente, questa è veramente una cosa seria. Mi viene da Sì. sorridere perché noi donne siamo molto strane. Noi donne siamo, facciamo mille cose, ci preoccupiamo di tutti quanti, di tutto il mondo. Parlo delle mamme, delle fidanzate, delle mogli, delle amiche e non ci preoccupiamo mai per noi seriamente. Questa invece è una cosa seria. Lo screening va fatto perché può salvare la vita di una persona. Io già sono stata testimonial di tutto questo. Lo faccio veramente volentieri, nel senso che ho avuto anche delle amiche, delle persone in famiglia che hanno avuto questo problema, che se non avessero fatto tutti i santi anni che Dio manda sulla terra la mammografia, non si sarebbero salvate. Quindi bisogna anche non avere paura, perché alle volte non si va a fare questo esame perché si dice. È un guaio perché adesso chissà, magari mi troveranno qualcosa, succederà qualcosa. Bisogna andare oltre questa paura perché veramente, anche se ci dovesse essere qualcosa, l'unica cosa positiva è che si sa presto. E quindi prima si interviene, meglio è. Dottor Volpe, uno screening che capita a proposito in un territorio che non ha molta sensibilità verso la prevenzione. Forse non c'è molta sensibilità appunto da parte delle istituzioni, però c'è tanta sensibilità da parte delle donne che hanno risposto in maniera massiva e in maniera veramente impressionante a questa richiesta. La cosa importante è che questo screening è il primo, è la prima volta che nella Campania viene fatto uno screening per le donne al di sotto dei 50 anni, che ripeto, oggigiorno sono quelle che sempre di più, stranamente, sembra vengono Sì, colpite da come mai? questo. Il tumore al seno aumenta, aumenta in tutte le età, aumenta senz'altro di più sempre nelle fasce di età classiche, cioè 60-70 anni, ma sta aumentando anche nell'età di sotto i 50 anni. Quindi questo screening capita, diciamo, a proposito, proprio a fagiolo, proprio per coprire anche questa fascia di età. La risposta è stata molto molto positiva.